buona visione da Erbe Medicali, gli alimenti fermatempo. Ciao amici d'Alimenti Fermatempo, con me come sempre Giampaolo Tocco. Buonasera Giampaolo. Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Dunque, nella puntata precedente abbiamo parlato dell'equilibrio biologico e come spesso questo equilibrio si trasforma in uno squilibrio biologico. Abbiamo parlato dell'ossidazione, dello stato di ossidazione, che è uno stato, diciamo così, che rientra così nella nostra vita normale, ma che può creare a lungo andare dei seri danni. Abbiamo visto il contesto ambientale nel quale purtroppo oggi viviamo, che è seriamente contaminato, Giampaolo. Quindi le chiederei ora di fare un po' un'introduzione a che cos'è l'ossidazione e a quali sono i metodi per poterla contrastare. Allora, rapida riassunto delle puntate precedenti, con la prima slide. Purtroppo questo è il mondo in cui viviamo. Contaminazione dei terreni agricoli, contaminazione per gli scarichi delle automobili, acque inquinate, plastiche, PM 2.0, cioè dalle PM 10 si è passato a polveri molto più sottili, discariche ormai ovunque, un'agricoltura terrificante. Questo è quello che ci regalano gli altri, che ci regalano, che, diciamo così, cause esogene. Poi ci sono i nostri comportamenti, un'alimentazione assolutamente scorretta, l'abuso di zuccheri, di sale, di grassi, le bevande zuccherine o alcoliche, perfino lo sport, il fumo di sigarette, i dispiaceri e le preoccupazioni, l'abbiamo detto. Questi sono i fattori che innescano il processo ossidativo. Possiamo passare all'altra slide. Il processo ossidativo che cos'è? È uno squilibrio dell'atomo che compone il nostro corpo. Noi siamo fatti di cellule, ma le cellule sono fatte di atomi. Gli atomi sono fatti di un nucleo e di elettroni che gli girano intorno. Quando subentra uno stress ossidativo, che abbiamo detto perfino la respirazione porta, perché porto dentro ossigeno, la cellula lo trasforma in energia e, non consumandolo completamente, ci sono delle scorie. Queste scorie si chiamano, in parole povere, radicali liberi, che sono quei cosini, lo vede quel mondo, quella pallina, quei pallini che gli girano intorno verdastro, quello è un radicale libero. Che caratteristica ha il radicale libero? È mancante di un elettrone, è la materia che compone l'universo, che compone il sistema solare, che compone la Terra, che compone me e lei. Questo è l'atomo. Se entra un radicale libero, cioè un esserino mancante di un elettrone, questo lo va a cercare. Dove lo trova? E lo trova negli elettroni sani, quelli fisiologicamente corretti. Toglie l'equilibrio. Allora ho altri elettroni che scappano, altri che cadono nel nucleo. Questo comporta un innesco di un meccanismo, di una reazione a catena, dove tutti derubano tutti, andandosi a riprendere quell'elettrone che gli è stato rubato dal radicale libero. La cellula sana diventa così, sporca, c'è una perossidazione della membrana. Una cellula sporca e ossidata smette di funzionare bene. Smettendo di funzionare bene si innescano, e passiamo alla slide successiva, questi problemi: stress ossidativo, abbassamento del sistema immunitario, infezioni batteriche, infiammazione sistemica e insorgenza di patologie, quasi tutte. Guardi, quasi tutte le patologie hanno quell'origine là, lo stress ossidativo. Io devo combattere quello stress ossidativo che ha tolto equilibrio alla mia materia, proprio alla materia, ha tolto equilibrio. Lì immagini un castello di carte,
toglie le carte da gioco, toglie l'ultima cartina sotto, cosa succede? Viene giù tutto. Lo stress ossidativo è togliere quel chiodo, quel puntello, quel mattone, quella carta, quell'elemento che mantiene tutto in equilibrio, il crollo. E comincio ad avere i primi sintomi di stanchezza, i dolori articolari, i dolori e le infiammazioni alle articolazioni, il dismetabolismo, il cuore che funziona peggio, tutte le malattie, inutili che stiamo qua a raccontarle tutte, fino partendo da un indebolimento del sistema immunitario, quindi il raffreddore più spesso e dura di più, l'influenzina la prendo un po' più degli altri e mi dura di più, le piccole infezioni delle prime vie respiratorie, e si arriva fino alle malattie più gravi, come il cancro, come l'artrite reumatoide, come la SLA, come la demenza senile, come l'Alzheimer, come il Parkinson, insomma le malattie serie, tutte lì partono. Certo che Giampaolo, tenere a bada tutti quelli che sono i fattori che generano lo stress ossidativo non è facile. Per la natura è facilissimo. Ci sono gli antiossidanti, possiamo passare alla slide dopo? Guardi, quella è la cellula ossidata, ossidata perché? Perché c'è una perossidazione della membrana, ma perché gli atomi che la compongono sono mancanti di un elettrone e cominciano ad andare a rubare questo elettrone ad altri atomi e comincia il disastro nel mio organismo. Disastro! La natura ci dà, lo vede quel cosino verde, quei pallini verdi che gli girano intorno, si chiama antiossidante. Questo antiossidante entra nell'organismo e a quegli atomi a cui è stato rubato l'elettrone dal radicale libero, lei gli dà l'elettrone e la cellula torna sana, magari un po' più che guarita, direi guarita, lì mi hanno sbagliato la scritta, la sottolineo, complimenti, ma errare humanum est, certo. Quindi queste cose le facciamo di notte perché di giorno lavoriamo, quindi può sfuggire, la cellula torna guarita perché ho ridato equilibrio a quegli atomi. Naturalmente di antiossidanti ce ne sono migliaia. Barbara, ce ne sono migliaia. La natura sa che il nostro dramma principale è l'ossidazione, quindi ci dà ossidanti in tutte le forme, in mille sostanze, ma noi siamo così cretini che queste sostanze antiossidanti noi riusciamo a rovinarle. Se andiamo alla slide successiva, poi parleremo degli antiossidanti veri. Allora, siamo così imbecilli, siamo così stolti, imbecilli, da andare a coltivare gli antiossidanti, da andare a sporcare queste sostanze antiossidanti. Guardi, verdura, frutta, ce n'è mille, noi riusciamo a imbrattarli con la chimica, le discariche, l'aria inquinata, l'acqua inquinata. Noi pensiamo di alimentarci bene, magari. Facciamo peggio, perché vede, una cellula ossidata trattata con antiossidanti coltivati in maniera stupida, quindi con la chimica, con i diserbanti, con l'acqua putrida, non solo mi dà una cellula ossidata, ma me la dà ossidata e contaminata. Quindi accelero i processi patologici che prima magari potevo tenere sotto controllo. Quindi l'importanza a questo punto è l'individuazione di antiossidanti assolutamente incontaminati. Quindi antiossidanti puri che provengano da aree incontaminate. Esatto. Ne parleremo tra pochissimo, Giampaolo. Volentieri. Benissimo, siamo rientrati in studio Giampaolo, stiamo parlando appunto di come cercare di combattere questo stress ossidativo, abbiamo detto che fortunatamente la natura ci regala questi antiossidanti, devono essere però antiossidanti incontaminati, perché gli altri comunque non funzionano, fanno male. Cioè è normale, cioè se io ho bisogno di... se lei è nel deserto e ha sete
e si sta disidratando e sta morendo. Lei è disposta a bersi anche l'acqua putrida di una pozza, ma per un secondo ha l'impressione di essere stata idratata. Dopo 3 minuti lei, oltre ad avere i problemi della disidratazione, avrà problemi intestinali perché sta portando dentro roba putrida. Se io per combattere l'ossidazione porto dentro degli antiossidanti che sono stati trattati, ma anche non trattati, che sono nati, cresciuti e maturati anche in maniera spontanea, ma in un'area incontaminata, vale a dire vicino a quelle schifezze che abbiamo visto un attimo fa e che ormai costituiscono quasi l'habitat naturale in questo pianeta, perché le discariche sono ovunque, perché le polveri sottili sono ovunque, perché l'acqua è inquinata ovunque, perché le plastiche ormai sono continenti che si muovono all'interno, ma non le plastiche, le microplastiche, quelle che entrano nei pesci. Ne abbiamo già parlato. Purtroppo viviamo in un inferno. Anche gli antiossidanti crescono, si sviluppano in questo inferno. Quindi nei loro principi attivi vi è l'azione antiossidante. Ma se per ogni atomo, se per ogni milligrammo di antiossidante porto dentro 10 grammi di pesticidi, di chimica, di micropolveri, io faccio del male al mio organismo. Quindi è un ulteriore danno. È un ulteriore danno. Il lavoro che mi sono prefissato 20 anni fa è stato quello, perché il cranberry da 25 anni è il re incontrastato dei cranberries, perché ho trovato per fortuna un'area. Canada non è tutto incontaminato, il Canada è immenso, ci sono aree di coltivazione intensiva del grano che fanno schifo. Se non sbaglio lì si coltiva ancora con il glifosato. Certo, e che mangiamo in Italia, perché la maggior parte delle paste italiane è fatta con quella roba lì. Quindi non ne abbiano male i canadesi, ma lo sanno, è talmente tanti anni che sono lì e che parlo a ruota libera che ormai ho capito come sono fatto. Ma ci sono aree che sono paradisi terrestri. In una di queste aree paradiso terrestre, questi sono cranberries selvatici. Vuol dire che non vengono comunque coltivati? Non vengono coltivati, nessuno gli dà niente, né diserbanti né niente, ma soprattutto quell'area è completamente desertica, non ci sono aziende, aeroporti. È normale che io abbia un terreno totalmente incontaminato e che il mio cranberry da 25 anni fa solo bella figura, fa il lavoro che deve fare, cioè la sua azione antiossidante, oltre alle mille altre azioni che ha il cranberry mio, vale a dire depurativa, disintossicante, drenante, ringiovanente delle cellule cardiache e delle dei tessuti, delle pareti, delle arterie, delle vene, oltre a riaprire i capillari, oltre ad essere un aiuto straordinario per la retina. Ed è un'alternativa, non è un'alternativa, io lo considero il re dei protettivi per la retina, perché c'è anche un mirtillo blu, mirtillo nero, ma ha grossissime controindicazioni di tipo gastrico. Questo non solo non ha controindicazioni, ma a livello gastrointestinale e urogenitale ha un'azione di antiaderenza batterica importante. Barbara. Ma infatti, Gianpaolo, mi perdoni se la interrompo, sì. Le infezioni batteriche possono essere, diciamo così, anche la causa di patologie più gravi? Perché so che appunto il cranberry è un ottimo rimedio per quanto riguarda questo tipo di patologie. Questa è una domanda che pochissimi fanno, Barbara. Questa è una domanda che pochissimi fanno. E denota un'intuizione straordinaria. Guardi, noi abbiamo un sistema immunitario che è diviso in due branch, in due gruppi. Uno si occupa, un gruppo del nostro sistema immunitario si occupa di batteri, virus, funghi, infiammazioni. L'altro si occupa di processi degenerativi. La dico in parole semplici. Se io ho un'aggressione batterica e noi respiriamo tutti i giorni, noi buttiamo dentro tutti i giorni batteri, virus, di tutto, il nostro sistema immunitario li fronteggia. Per fronteggiarli deve andare a combattere
contro questi patogeni. Andando a combattere contro questi patogeni, se questo avviene frequentemente, se viviamo in un ambiente particolarmente contaminato, vado a chiedere aiuto all'altro esercito, quello che dovrebbe controllare che non avvengano nel mio corpo processi degenerativi, che sono quelli delle malattie che fanno piangere. Se io impoverisco quell'esercito e in qualche distretto del mio organismo cominciano a presentarsi cellule tumorali o in via di degenerazione, l'esercito non è pronto a fronteggiarle, perché è di qua a combattere i batteri. L'importanza di un cranberry con la sua azione di antiaderenza batterica non solo combatte le infezioni. Le mie donne che usano il cranberry da 20 anni, la cistite, non sanno più che cosa sia. I problemi intestinali batterici sono contrastati meravigliosamente bene dal cranberry selvatico, ma attenzione, non è solo quello il lavoro. Io consento al sistema immunitario di tenere sotto controllo cose ben più gravi. Questa è la grandezza di un cranberry selvatico di Giampaolo. Oltre a questo c'è una curcumina. La curcumina, la curcuma, la richiesta nel mondo è enorme. Enorme, si è dovuti ricorrere alla curcuma sintetica, si è dovuti ricorrere alla curcuma coltivata in aree che non le dico, che può portare i problemi che ha portato. Se la curcuma la porta dentro da Sri Lanka, dove ce n'è pochissima, dove la lavorazione è sotto controllo, dove il trasporto è per via aerea, dove qui viene controllata in maniera minuziosa, viene lavorata in aziende italiane come Specchiasol, stia pur tranquilla che quella è l'oro nutraceutico. Quindi si ritorna, Giampaolo, come ripetiamo spesso, a quella che è l'importanza della tracciabilità, perché di curcumina ne troviamo di tutti i tipi, sugli scaffali dei supermercati, ovunque, è lo stesso per quanto riguarda il mirtillo. Sì, ma il dramma è che se io ho una tracciabilità che mi porta a un'area contaminata, io so da dove arriva, ma so anche che è contaminata. Quindi oggi c'è il terzo, c'è proprio il 3.0, una sostanza che sia realmente funzionante, e non lo dicono i miei 20.000 clienti, lo dice la scienza con 30.000 studi scientifici. Il cranberry è un depurativo disintossicante, drenante, antiaderente batterico e ringiovanente, potentissimo antiossidante. La curcumina è un antinfiammatorio, antidegenerativo, antiossidante, ok. Ho la tracciabilità, viene da lì, non basta. Lì è un paradiso terrestre. Effetti collaterali? Zero, nessuno. Un minimo di attenzione se si fanno pesanti terapie di tipo scoagulante. Per il resto nessuna controindicazione, nessun effetto collaterale. Deve essere questi preparati alimentari, perché di questo stiamo parlando, sì, devono essere assunti a tempo determinato oppure no? Come tutte le cose, io posso lasciare un giorno, due, una settimana di riposo al mio organismo, ma sono alimenti, dovrebbero entrare nella dieta quotidiana. Il professor Veronesi ha parlato chiaro, chi utilizza la curcuma quotidianamente, i paesi, i popoli che utilizzano la curcuma quotidianamente hanno un'incidenza di malattie 100 volte inferiore alla nostra, come mai? Quindi il consiglio per chi se lo può permettere è inserire questi due alimenti quotidianamente finché ce se lo può permettere, proprio per stare bene. Benissimo, Giampaolo, torneremo allora a parlare di questi preparati alimentari che sorgono così in aree davvero incontaminate, e torneremo a parlare dello stress ossidativo che è necessario assolutamente contrastare. È essenziale. Alla prossima, arrivederci. Grazie, grazie. Arrivederci da Erbe Medicali, gli alimenti ferma tempo.